20 anni in forma giovani, giustamente, un'età incominciano a diventare vecchia per loro, insomma. 20 anni è un bel traguardo. Io sono orgoglioso di essere stato assessore 20 anni fa. Ho fatto lo sport insieme con il sociale e da questi due settori è nata l'idea di far partire un progetto giovane. Dopo una riflessione con alcune persone che avevamo comitato dei saggi, è partito un progetto giovane che riguardava la Santissima Trinità e che riguardava poi in particolare la partenza di Riforma Giovani. La prima sede di Riforma Giovani allora fu in via Furinato. L'idea era proprio quella di creare un luogo per informare i giovani, dove i giovani trovassero informazioni. Allora non c'era internet in maniera forte come oggi, quindi l'informazione era veramente una cosa richiesta. Però dando l'informazione era un modo per conoscere il mondo giovanile, per agganciarlo, per iniziare un rapporto. Mi fa molto piacere come sindaco, dopo 20 anni, poter celebrare questo anniversario e vedere che l'informazione è diventato veramente il punto di riferimento per tanti giovani che vengono non solo ogni tanto a prendere informazioni, ma soprattutto a portare idee e ad avvalersi delle informazioni come supporto per realizzarle. Idee in movimento, tante altre iniziative sono l'esempio che nella città nel frattempo è cresciuto il ruolo dei giovani, che i giovani stanno non solo a essere spettatori di spettacoli, ma a essere organizzatori di tornei, di mostre, promotori di cultura, di arte. E questo è bellissimo, e lo scopo di informazione è proprio questo, è dare un supporto ai giovani. Schia è una città molto vitale a questo punto di vista, è giusto dirlo, riconoscere i giovani che hanno voglia di fare qualcosa, hanno modo, tramite i giovani, di informazione, di realizzarla, e questa è una cosa molto bella come sindaco. Quindi buon compleanno di informazione e complimenti ai tanti giovani che frequentano il servizio e agli operatori che danno una mano loro per realizzare le tante iniziative.